Ciao a tutti e bentornati. Prima di cominciare con la recensione vera e propria, un piccolo annuncio. Questa sarà la mia ultima recensione per ora. Perché? Perché ho finito i giochi da recensire e quindi necessariamente devo fermarmi. Giusto per capirci, oggi parliamo di Tale of Berseria. Tale of Berseria l'ho iniziata la prima settimana di gennaio, l'ho finito l'ultima settimana di marzo, quindi con tempi molto dilatati per me. Che sono il mio marchio di fabbrica per mancanza di tempo. Adesso sto giocando a Mass Effect Andromeda, che sarà ancora più lungo. Quindi, o la scelta era tra andare a giochi molto, molto vecchi, oppure sospendere la rubrica. Secondo me ha più senso sospendere per adesso. Magari torneremo in maniera periodica, molto periodica, man mano che finisco i giochi. Ma come ho detto, mancanza di tempo fa sì che io sia molto, molto lento in questo momento a giocarle e a finirle. A meno che non mi facciano schifo, mi piace parlare dei giochi quando li ho finiti. Come ho annunciato, quest'anno parliamo con di Tale of Berseria, l'ultima incarnazione della serie Tale of, che però è anche la prima che ho giocato, perché non ne avevo mai giocate fino ad ora. Parliamo di un JRPG di stampo molto classico, a mio avviso, con combattimento a turni, non è open world. No, o meglio, ho detto combattimento a turni è una cavolata, ho sbagliato. Il combattimento non è a turni. C'è il classico combattimento in cui si va contro il nemico, il nemico si passa nella situazione di nella schermata di combattimento. A questo punto il combattimento è action, con un sistema di combattimento all'inizio molto macchinoso. Poi si capisce bene, abbastanza bene come funziona. Dopodiché, quando avrete trovato il vostro equilibrio. Almeno io personalmente non ho sentito la necessità di cambiarlo. La grafica risente un po' del fatto di essere un cross-gen perché è uscita anche su PlayStation 3, ho giocato la versione PlayStation 4. Le musiche non sono il massimo, alcune sono carine, soprattutto la colonna sonora finale, però stiamo parlando appunto della fine. Durante il gioco tendono ad essere un po' monotone e ripetitive. Però il gioco ha un grandissimo vantaggio, ha una storia meravigliosa, è bellissima, dall'inizio alla fine. I personaggi, soprattutto i comprimari, sono realizzati benissimo. La protagonista è forse quella riuscita meno bene, soprattutto all'inizio tende a essere un po' antipatica perché continua a dire nulla mi fermerà, andrò avanti. Diventa un po' monotona, un po' ripetitiva, ma con l'andare del tempo cresce molto anche lei e diventa anche lei un personaggio maiuscolo, all'altezza degli altri che partono già molto molto forti. Alcune storie, alcune cose sembrano incomplete, devo ammetterlo, però sono andato a controllarmi le varie wiki in giro e servono per creare collegamenti con gli altri Tales. Se non mi ricordo male, questo è un prequel di Tales of Zestiria, ambientato un migliaio di anni prima. È sicuramente il prequel di un altro Tales. Sono quasi sicuro sia Zestiria, potrei sbagliarmi, eventualmente controllate, ma al di là di quello, come detto, io non ho mai giocato nessun altro Tales e non ho avuto nessun problema a giocarlo. Cioè, ho notato queste linee narrative sospese e sono andato a controllare, però non influenzano per nulla la trama principale. Di per sé, solo facendo la trama principale e poco altro, si arriva sulle 40 abbondanti ore di gioco. All'interno di questo, della trama principale, si aprono altri scenari. Alcuni sono passivi, la possibilità di, nel senso, non influenzano direttamente lo svolgimento della trama, nel senso l'esplorazione, piuttosto con una nave esplorativa per mappare il mondo, piuttosto che i giochini con i gattini in giro per i vari posti, l'abilità culinaria. Queste sono tutte cose che si possono fare tranquillamente. Vi è anche la possibilità, per i maniaci del collezionismo, c'è la possibilità di aprire determinati forzieri in giro per il mondo, chiamati dei cats, che sono appunto dei gattini che si trovano dentro forziere, che bisogna raccogliere delle sfere. Ogni forziere c'è un certo numero di sfere che servono. Che necessita di un certo numero di sfere per poter essere aperto, che danno oggettistica. Poi, non, sinceramente, non credo di averli aperti tutti. Non so neanche se sblocchino un obiettivo, non è una cosa che mi interessa.
Altre cose sono più attive, ad esempio c'è la caccia a quelli che vengono chiamati i demoni rossi, sono demoni particolarmente potenti, diciamo dei veri e propri mini boss, le cui taglie permettono di incassare, hanno delle taglie addosso, quindi di incrementare il nostro conto in banca. Dopodiché ci sono altre quest, ne cito solo un paio, una che è la ricerca di una panacea di ogni male, nel senso una super medicina, e altre che sono le isole, le zone di classe 4, ossia quelle zone particolarmente difficili, particolarmente impegnative, in cui si sbloccano grandi ricompense. Tutte queste cose sono ovviamente opzionali, come è opzionale il crafting, che è molto semplice, molto basilare, ma tutto sommato funziona e occupa poco tempo, poco impegno, e permette comunque di sviluppare le proprie armi per potenziarle. Quello che fa il crafting, fa il suo lavoro, diciamo così. Niente, credo che ci sia poco altro da aggiungere, mi pare di aver già detto più o meno tutto, se non che effettivamente il gioco è davvero molto piacevole, lo ripeto, perché ha una storia che è intrigante, molto 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 intrigante. Questo lasciatemelo ripetere più volte, perché è veramente il punto di forza. Era parecchio tempo che non giocavo una storia che mi prendesse in questo modo. Non dubito che siano previsti più finali, credo che il finale sia sempre quello. Ho trovato molto commovente la sigla finale, è la prima volta che mi capita. E cos'altro dire, se non che una volta finito il gioco si sblocca il New Game Plus e viene data la possibilità di salvare subito prima dello scontro finale. Questo dovrebbe, ma non ne sono sicuro perché sinceramente non sono andato a vedere perché avevo fretta di iniziare Andromeda, lo confesso, dovrebbe sbloccare un super dungeon super difficile, almeno a quanto ho letto in giro, ma questo prendetelo con benefici di inventario. Il gioco è assolutamente consigliato, ha il vantaggio di essere sottotitolato in italiano, disponibile l'audio in inglese o in giapponese, ma a differenza di altri giochi i sottotitoli sono facilmente leggibili, molto chiari, non che ci vada tanto, ma a quanto pare sembra una cosa assurda riuscire ad avere dei sottotitoli leggibili, qua ci sono riusciti, quindi un altro punto a favore. E prosegue senza liscia, tranquilla, con momenti molto drammatici, momenti umoristici, momenti commoventi, fino alla fine della storia, che quando arriva lascia un pieno senso di soddisfazione per averla finita, associato a un senso di, almeno mi succede nelle storie belle, un senso di vuoto per la perdita del fatto che non potrò più vivere quella stessa storia, anche rigiocandola non sarebbe più la stessa cosa, ovviamente. Perché non avendo altri finali la storia è sempre quella, ma... e quindi mi lascia sempre quel senso di vuoto, di mancanza, di qualcosa che mi mancherà. Il gioco vale 10 per quanto riguarda la storia, 7 per tutto riguardo il resto, forse 6 anche per alcuni passaggi tipo grafica e tutto quanto, perché io almeno me ne frega sinceramente niente, ma qualcuno potrebbe trovarla veramente troppo essenziale. Complessivamente secondo me il gioco vale un 8 su 10, che è un buon voto. In questo periodo, ammetto che tra tutti i giochi che sono usciti in questo periodo diventa difficilissimo riuscire a trovargli un buco, ma se per caso riuscite a trovare un buco, riuscite a recuperarlo a un prezzo conveniente, io un'opportunità gliela darei. Con questo vi saluto, non so quando tornerò, non so bene se riuscirò a fare altre rubriche, mi sarebbe piaciuto fare una rubrica tipo diario di viaggio di Mass Effect Andromeda, ma non riesco a giocare in maniera così continuativa da poter fare anche solo bisettimanale una rubrica, quindi non so quando tornerò, non so come tornerò, ma nel frattempo ci sentiamo. Sicuramente tornerò con la recensione di Mass Effect Andromeda quando lo finirò, e sarà una cosa molto più lunga, molto più articolata, perché visto che farò una recensione ogni 6 mesi, almeno saranno un po' meno brevi, magari condite anche con un po' di gameplay se riuscirò a imparare a farlo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a non so quando, ma spero a presto. Ciao.